E ritorniamo in diretta. Allora salutiamo il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno, allora ben ritornato ai nostri microfoni. Allora, insomma, noi partiamo con una cosa bella di Venezia, non potevamo aprire che così questa intervista, perché Venezia il primo di gennaio si è presentata al mondo con un saluto nel più bel teatro che abbiamo, appunto La Fenice, con un concerto straordinario. Che impressione ha avuto, come ha vissuto quel momento di grande musica e di grande emozione poi, sindaco? Beh, ogni anno noi facciamo questa prima, che poi viene trasmessa in diretta dalla RAI. Sì. E anche quest'anno abbiamo superato la Filarmonica di Vienna con share di ascolti, per cui insomma siamo molto orgogliosi per Venezia, per la Fenice, ma anche per l'Italia, insomma, cioè dimostriamo che siamo capaci di fare delle cose con i nostri artisti, con i nostri musicisti, con i nostri direttori del coro, direttori d'orchestra, ma anche con tutte le maestranze. C'è un grande lavoro di squadra, insomma, a cui ovviamente va reso merito a loro, insomma. Io ho soltanto presenziato, io sono soltanto il presidente della Fenice, niente di più. Comunque è stato bello, insomma, è stata una manifestazione che ho visto molti stranieri poi seduti lì in platea, che appunto meravigliati della bellezza della Fenice, magari l'avevano visti per la prima volta, e le devo dire, i termini più frequenti erano: che meraviglia, che bello, e ho sentito anche lingue lontane, orientali, che appunto hanno apprezzato questo teatro che era preparato veramente in grande stile, raffinato, bello, che insomma ha emozionato. Allora sindaco, eccoci qua. Allora sindaco, ma Venezia ormai è la città del turismo internazionale, non c'è momento che non ci siano flussi, anche il primo i vaporetti erano pieni di gente, di turisti da ogni dove, soprattutto tanti orientali abbiamo notato. Allora, andiamo al tema turismo, un tema caldo che interessa la città, che va tutelato, che va regolamentato il flusso turistico, se ne parla da molto tempo, provvedimenti che arriveranno, non so. Ecco, allora, l'attenzione su quello che sarà la regolamentazione dei flussi turistici. Cosa si aspetterà per il 2024, sindaco? Beh, intanto bisogna specificare bene che cos'è il turismo, perché ognuno poi ne dà un'eccezione che vuole. Sì. Io personalmente quando penso ai turisti penso a delle persone che stanno viaggiando e stanno tutto sommato ricostruendo spesso anche dei rapporti con la loro storia, perché Venezia, vorrei ricordarlo, è stato uno Stato, la prima Repubblica libera tra l'altro d'Europa, pensate che lo Stato veneziano è quello che ha riconosciuto per primo in Europa la Costituzione degli Stati Uniti d'America. Sì. Lo dico perché se noi diamo un'eccezione sbagliata al turismo, non ne comprendiamo le ragioni anche culturali e le ragioni economiche che possono in qualche modo che sottacciono a questo grande fenomeno. Cioè sono persone che viaggiano, allora non sono soltanto nulla facenti o ricchi che non sanno cosa fare, stiamo parlando di persone, perché il turismo, cioè, ci sono diversi tipi di turismo, c'è il turismo esperienziale, c'è il turismo sportivo, culturale, il turismo d'affari, persone che si muovono anche per incontrare parenti oppure per riscoprire le loro origini. Pensate quanti veneti sono andati poi in giro per il mondo, perché molti loro eredi, insomma, avente origini da quei tempi lontani, fine 800, primi del 900, ritrovano non solo a Venezia ma in tutto il Veneto, in Italia, le loro origini. Per cui noi dobbiamo intanto rispettare queste persone, rispettare i loro desideri. Ovviamente il tema della vivibilità del centro storico di Venezia è un tema che non c'è da oggi, è un tema, se lei vede i telegiornali degli anni 50, io sono nato nel 61, il telegiornale degli anni 50 in bianco e nero sembra che sia un telegiornale di oggi. Venezia presa dal turismo, d'assalto, eccetera eccetera. La realtà è che Venezia è una parte importante di un'industria e di un modo di relazionare l'Italia con il resto del mondo. Venezia insieme con Firenze, con Roma, con altre città grandi importanti d'Italia rendono grande il nostro paese. Allora noi abbiamo l'obiettivo di salvaguardare la città e salvaguardare anche le loro visite, per cui lo dico agli operatori del turismo, non pensino che questo sia qualcosa contro il turismo, è semplicemente perché cerchiamo di salvaguardare la vita di Venezia in questo caso, ma poi è la prima nel mondo dove si tenta questa sperimentazione di
appunto cercare di in qualche modo regolamentare i flussi turistici. E questa sperimentazione, adesso gliene parlo subito, sì, è perché voglio che sia chiaro agli ascoltatori, a lei, agli ascoltatori, l'obiettivo di questo non è assolutamente cercare di impedire nulla a nessuno, non sarà mai una città chiusa, sarà comunque sempre una città aperta. Mm-hmm. Semplicemente speriamo e cerchiamo di trovare un modo perché la vita della città, dei cittadini, dei residenti in primis, ma anche di chi ci lavora, di chi ci studia, di chi ci viene normalmente, sia diciamo tutelata e possa continuare a essere, come posso dire, immaginata per i prossimi decenni. Ecco, per cui qual è la sperimentazione che facciamo? In pratica abbiamo ottenuto una legge dal Parlamento, qua di questo devo ringraziare sempre il Presidente della Repubblica che ci ha aiutato con grande sensibilità a interessare il Parlamento e il Governo degli anni scorsi. Evidentemente abbiamo una legge che ci consente di poter inserire un contributo d'accesso alle persone che vengono in visita giornaliera a Venezia per certi giorni. Allora la prima sperimentazione sarà, partirà da questa primavera, perché quest'anno ci saranno una ventina di giornate che saranno pubblicate, ci sono già sui siti del Comune, tutti i siti che volete li trovate, tutte le giornate fisse, dove noi diciamo sconsigliamo le persone che devono venire a visitare Venezia in giornata, cioè che non risiedono, non dormono, non lavorano, non, vengono soltanto a fare un giro in città, vengono la mattina per tornare la sera. Noi diciamo quel giorno, se potete, cambiatelo, venite un'altra volta, perché in quei giorni sappiamo che c'è una affluenza particolarmente significativa. Se però uno decide di venire lo stesso, perché ha deciso di venire lo stesso, allora dovrà contribuire, pagherà un contributo d'accesso a persona di 5 euro. Come verrà fatta questa prenotazione? Allora, tutte quelle persone che verranno, che sono già turisti, che vengono negli alberghi o che vengono nelle, diciamo, nelle ospitalità del Comune di Venezia, pagando già la tassa di soggiorno non dovranno pagare nulla, per cui attraverso l'albergo o attraverso la loro prenotazione semplicemente dovranno prenotarsi, ma sarà gratuito per loro perché è già in qualche modo previsto, certo, già previsto il loro accesso, abbiamo già in mente. Per le altre persone invece che vengono in giornata, per tutti i veneti il decreto prevede che possono venire gratis, ma dovranno prenotarsi, dovranno entrare nell'app del comune e scrivere io Luigi Brugnaro, insieme alla moglie e ai figli, quel giorno, uno dei giorni, soltanto per quei giorni che vedrete nell'elenco saranno contingentati, desiderano venire a Venezia. Nel caso di Veneti non pagheranno nulla e avranno un quad cord, sarà una prenotazione. È comunque un fastidio. Io spero che magari qualcuno dica, ma piuttosto che star là a farmi la prenotazione, eccetera, vengo un altro giorno, visto che abito vicino, vengo tutti gli altri giorni dell'anno, perché questo è il senso. Per cui ci scusiamo anche in qualche modo del disguido, ma vogliamo anche fargli capire, far capire anche alle famiglie, alle persone, che quei giorni magari non sarebbero giorni perfetti per girare Venezia, perché magari è pieno di gente. Vedremo come andrà. E poi chiaramente invece tutti gli altri che sono turisti, che magari, non so, sono a Rimini, sono nelle spiagge, perché questo è il senso. Il giorno che magari, uno di quei giorni, fa brutto tempo, la gente si riversa in città e dice cosa facciamo? Andiamo a fare un giro a Venezia. E in quel momento c'è, come quando erano le autostrade, il bollino nero delle autostrade, ecco, noi sconsigliamo di venire a Venezia in quei giorni per fare la giornata singola. Invece se uno vuole venire a Venezia anche in quei giorni per un periodo più lungo non c'è nessun problema, perché la sua presenza è già considerata. Lei immagina la differenza tra uno che risiede, dico io, un albergo, ovviamente a casa sua, oppure nell'ostello perché fa lo studente. È chiaro che quando gira la città non ha bisogno di portarsi lo zaino, il passeggino, eccetera, perché ha già un luogo dove stare. Sì. Chi invece viene in giornata per forza è costretto a venire magari con i panini, con l'acqua per i bambini, ovviamente, no? Col passeggino, con tutto, magari un giubbotto in più perché dice se fa freddo o cose del genere. Per cui cerchiamo, insomma, di dare un'indicazione. Come faremo? Faremo un presidio sulle porte d'accesso principali della città, la stazione, Piazzale Roma, Tronchetto, San Marco, Punta Sabbioni, eccetera, dove spiegheremo, lo faremo adesso con una campagna di stampa anche internazionale, sì, eccetera, certo, dove ci metteremo col QR code, che è come quello che avevamo durante il Covid, tanto per capirci, sì, e andremo a bippare il QR code che magari la gente avrà nel telefonino o si sarà stampato su un foglio di carta. Chiaramente su questo speriamo di non creare molti disturbi, se faremo degli errori li correggeremo ovviamente, certo. Non abbiamo nessuna presunzione di avere l'idea mitica, però nessuno al mondo ha mai provato a fare una cosa del genere, e ci sono tanti posti che ci stanno già chiamando, che sono altrettanto delicati, che stanno vedendo come andrà questa sperimentazione. Io
attraverso questa radio in questo momento, lo dico perché sono magari parlo a veneti, dico scusateci magari perché quei giorni vediamo di spostare la data, però penso che serva molto per la salvaguardia di una città che è la città che poi manda avanti tutta l'industria turistica anche del Veneto, sì. Perché è sicuramente una delle città più emblematiche, più anche cioè fascinose per, certo, tutti noi, per cui ecco, punto di riferimento, scusa, certo, sì, certo. Cioè, no, ma voglio che la gente capisca, sì, che non, sì, c'è nessun atto né di imperio, non c'è nessuna impossibilità di venire, non c'è nessuna città chiusa, non c'è nulla, è una sperimentazione. Noi chiaramente registreremo tutti gli accessi, tutti i numeri, per cui avremo modo poi anche pubblicamente di aprire una discussione per capire come sarà andata, cosa deve da correggere, cosa deve cambiare, eccetera, in maniera da vedere se ci vorrà qualche anno, riusciremo a trovare la via giusta perché la gente capisca che è nell'interesse proprio del visitatore, perché noi riteniamo che le persone vengano prima di tutto e forse prima ancora della città, perché la città vive assieme alle persone. Se le persone non vivono in città, se le persone non dovessero riuscire a vivere normalmente in una città così complicata e così speciale come Venezia, Venezia morirebbe. Certo. Io sono certo che questo non succederà, e però bisogna fare qualcosa per, insomma, dare dei segnali di cambiamento, perché per troppi anni si è sentito parlare di questo, troppa gente si lava la bocca con progetti fantasmi, ma nessuno ha mai fatto niente. Io sono il primo che ci metto la faccia e ci provo. Certo. Mi rendo conto che rischio, nessun politico con buon senso farebbe una cosa del genere. Io credo che invece sia il momento anche di cominciare a rischiare qualcosa mettendoci appunto la faccia, ripeto, chiedendo scusa e essendo sempre pronto a modificare tutto quello che eventualmente con questa prima sperimentazione magari troveremo che non andrà bene, insomma. Certo, ma importante, sì, spero, no, di essere stato chiaro. Sì, no, chiarissimo, guardi, importante è lo spirito di questa iniziativa, che si tratta di diluire, slittare il turismo e non, bravo, precluderlo a nessuno. Venezia non è chiusa, bravissima, a nessuno. Assolutamente. Bravissima, resterà sempre, ma resterà sempre aperto se uno vuole venire a mangiare il pesce. Tra l'altro aggiungo, siccome noi abbiamo i picchi massimi sono durante il giorno, no? Mentre la sera già la gente comincia a defluire perché deve tornare a casa, insomma, pensate alle gite, no? Che partono da Rimini o partono da vari posti magari di villeggiatura e vengono, si precipitano a Venezia. Quella gente poi nel pomeriggio, tardo pomeriggio, va via da Venezia, per cui questo orario, cioè il contributo sarà verificato dalle 8 di mattina fino alle 4 del pomeriggio. Se uno vuole venire alla sera avrà comunque libertà di farlo, cioè l'accesso sarà in questo momento controllato solo per quelle giornate, il prossimo anno sono 20 giornate, soltanto dalle 8 alle 4 del pomeriggio. Se uno vuole venire a fare la serata o venire a fare la passeggiata romantica o trovare gli amici o quello che vuole fare, non dovrà sottostare a nulla. Lo diciamo perché crediamo che Venezia sia per noi la nostra perla, ma dico per noi tutti, non veneziani, veneti, italiani, dobbiamo veramente preservarla. E aggiungo, e mi lasci cogliere questa occasione, noi dobbiamo chiedere a tutti, anche i politici veneti eletti nei vari schieramenti, non c'entra destra e sinistra, di fare pressione sul Parlamento perché rifinanzi la legge speciale per Venezia, che tra qualche anno non sarà più finanziata, e noi abbiamo bisogno di quei finanziamenti perché ci sono dei costi speciali, proprio speciali, che le persone che risiedono, che lavorano a Venezia hanno. E per tenerla in vita quei palazzi che voi vedete così belli, purtroppo con l'acqua salsa, col salso si sgretolano, le paline vanno cambiate, c'è un lavoro davvero di manutenzione, non sono balle o discorsi fatti così. Per cui sarà importante che tra tante cose che vengono salvaguardate si ricordi anche di salvaguardare Venezia. Oggi noi purtroppo dopo dal 2025 in poi non abbiamo più nessun tipo di finanziamento, e questo secondo me sarebbe una cosa importante che tutti capiscano, e non c'è qualcuno che deve specularci sopra, semplicemente il Parlamento italiano, con la stessa lungimiranza con cui ha fatto una legge per proteggere Venezia, deve riuscire a trovare le pieghe di tutti questi investimenti, anche dei soldi per salvaguardare la vita in questa città, e questo serve proprio per salvaguardare i ponti, i rii, i canali, le manutenzione, che sono oltremodo costose e probabilmente lascerebbero davvero un grande degrado negli anni futuri. Per cui ecco, io colgo anche l'occasione per, certo, fare questo appello. Certo, ci uniamo, sindaco, soldi per Venezia, e andiamo nel concreto, perché Venezia non può rimanere senza, sì, perché, finanziamenti. Ma lo spiego perché sì. Sennò qualcuno può pensare che siano privilegi, non è assolutamente privilegio. No. Cioè lei immagini soltanto che portare, non so, dico io, solo l'acqua in un'isola costa molto di più, cioè non arriva il camion, bisogna trasferire una barca, poi bisogna portarla con i carretti a mano. Quando si fa una manutenzione di una fondamenta,
noi abbiamo le rive, stiamo lavorando, noi avevo speso tantissimi soldi su Venezia, sul centro storico, veramente tanti. Io sono più le cose che faccio che quelle che racconto, perché non sono un politico e preferisco fare le cose. Credo che tutti abbiano potuto vedere come Venezia sia cambiata, sia migliorata, più bella, grazie anche a tutta la pulizia, la manutenzione, alla sicurezza, all'impegno proprio di costi che ci abbiamo messo. Però lo dico in prospettiva per i prossimi decenni, non è oggi per domani, non siamo così malmessi, ma sicuramente dobbiamo immaginare che quando si penserà a fare i lavori di manutenzione, abbiamo finito adesso di ristrutturare il Palazzo Ducale, ma fra 15-20 anni dovremo rimetterci le mani ancora, ma non perché sono fatti male i lavori, ma perché il salso e la salsedine proprio mangia gli intonaci, li corrode. Se volete venire, un giorno farò dei tutorial per capire, perché la gente sappia, anche le paline che voi vedete lungo il Canale Grande o lungo i canali della Laguna vengono mangiate all'acqua salsa, è sempre stato così, hai capito? È sempre stato, però abbiamo bisogno che queste vengano sostituite continuamente. Quello lo facciamo con la legge speciale. Senza quei soldi lì davvero sarebbe improponibile riuscire a mantenerla con questo livello di qualità, e questa è una qualità che serve tutta l'economia italiana, davvero. Sì. Bisogna che tanti capiscano questo passaggio, non è nessun privilegio ai veneziani o a chi per esso, anzi vanno ringraziate tutte le persone che continuano ad abitare in centro storico, perché hanno una capacità di tenuta, di desiderio, di voglia di difendere quello che è un fattore storico che è ammirevole. Dovrebbero essere ringraziati tutti ogni giorno, loro e gli studenti e tutti quelli che vengono a lavorare a Venezia a vario titolo, perché Venezia deve restare la capitale del Veneto, una delle grandi città italiane, e questo io sono convinto che possa essere chiaro a tutti. Allora investiamo davvero tutti per il nostro futuro. Certo, uniamoci tutti, tutte le forze politiche unite, perché bravo. Appunto questi fondi per Venezia devono arrivare. Venezia è la città del mondo, perché qui si passa il mondo, non è solo nostra assolutamente. No, è del mondo, esatto. Noi dobbiamo cercare soltanto di non rovinarla, cerchiamo il più possibile di doverla salvaguardare, perché è un gioiello davvero che ci fa onore a tutti, ci fa orgoglio a tutti, e tutti devono sentire di essere veneziani, perché chiunque ama Venezia, secondo me, è veneziano. Ed è amata perché veramente ci passa il mondo e vengono con una passione, con una curiosità, con una meraviglia, sono meravigliati, infatti è l'unica al mondo, insomma. Quindi un turismo ordinato, più civile, rispettoso. Allora mi arrivano tanti messaggi del sindaco, la stanno ascoltando. Intanto, chi lavora per quei provvedimenti che ha detto prima, il ticket è esentato, non è esentato? Diamo delle risposte. Sì, ci sono, guardate, voi trovate, ci sono tantissime domande su questo, c'è un elenco di esenzioni lunghissimo, potete trovare sul sito del comune, per esempio se uno deve partecipare a una cerimonia religiosa, un funerale, un matrimonio, serie di esenzioni facilissime, intanto si trovano facilmente, le abbiamo messe il più chiare possibili. E ovviamente sono già automatiche per tutti quelli che lavorano, piuttosto che quelli che studiano, piuttosto che quelli che hanno affari costanti con Venezia. Ma poi basta andare nel sito del comune, avete qualche mese ancora per poterlo, è molto facile, eventualmente rivolgete le domande anche ai nostri centralini, ai nostri uffici, ci sono tutta una serie di numeri già scritti nel sito del comune, e comunque in questi mesi sarà fatta chiarezza anche su questo, in maniera tale che sia tutto facile. E anche le esenzioni molto spesso saranno autocertificazioni. È chiaro che l'autocertificazione, lo dico per chiarezza di tutti, non deve essere fasulla, perché uno rincorre un reato penale. Noi faremo le verifiche sulle autodichiarazioni, noi vogliamo fidarci delle persone, però poi, come si vuol dire, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, comunque faremo dei controlli, perché uno potrà autocertificare questa sua esenzione, e ce ne sono davvero tante di ogni genere, però dovrà dichiararlo. In pratica tutto questo per arrivare a Venezia solo in quei 20 giorni, per cui non credo che uno abbia tutto il suo interesse di fare chissà che razza di trucchi per venire a Venezia una giornata che potrebbe tranquillamente venire il giorno dopo. Ecco, questo penso, per cui se la prendiamo in maniera più leggera, noi siamo convinti, pensi, che ci costerà di più fare i controlli e mettere in piedi questa macchina piuttosto dei soldi che recupereremo, e noi siamo contenti e saremmo contenti se sarà così, perché vuol dire che avremo impedito a tante persone quei giorni lì, parlo di quei giorni lì, avremo scoraggiato più che impedito a quelle persone di venire proprio quei giorni, in giornata,
parlo di persone che vengono in giornata, cioè arrivano la mattina e vanno via la sera. Non parlo di persone che invece vogliono trascorrere il weekend o piuttosto che la settimana. Giornalieri, certo. Allora, sindaco, me l'aspettavo, allora c'è anche da tutelare da quelli che sono gli attacchi, ecco l'ultima generazione, gli imbrattatori che bisogna appunto evitare, fare il possibile perché il Canal Grande non diventi verde. Ma anche lì un appello a questi ragazzi, cioè un appello vero e sincero, dico io capisco tutte le buone ragioni, ma io dico, ma se uno ha una buona ragione, perché c'è anche chi magari fa la lotta alla fame nel mondo, chi lotta contro la guerra, allora se tutti dovessero appendersi al ponte di Rialto, non sarebbe più una città vivibile, sarebbe una lecchinata, sarebbe veramente, quella sì, un parco giochi e divertimenti. La verità è che si sfrutta il nome di Venezia, si sfrutta l'immagine di Venezia per le grandi cause nobili, ma ripeto, se tutti fanno così la città muore. Noi abbiamo i salti in banco, abbiamo gente che salta da una riva all'altra per dimostrare quanto bello è, poi vende i filmati in tutto il mondo, perché poi questo è un business, oppure si buttano dai tetti per buttarsi sui canali. A questa gente qua noi li denunceremo, noi faremo di tutto sempre per contrastare, li puniremo eccetera, ma l'appello è, guardate che sono soltanto poveri mentecatti, persone che non hanno capito che la vera bellezza è quella che hai nel cuore. Non puoi bloccare il ponte della libertà, si sono buttati, si sono messi in tre persone, hanno bloccato il ponte della libertà una mattina, è l'unica via d'accesso e di uscita alla città. Cioè, c'è gente che deve andare in ospedale, gente che deve andare in aeroporto, non puoi comportarti così per difendere cause per quanto nobili siano. Questo passaggio io cerco di farlo nel modo più umano e più umile possibile, cioè non ce l'ho con queste persone, però credo che sia veramente una cosa che ha dell'ignobile dal punto di vista dell'ignoranza rispetto ai risultati che ottengono, perché guardate che anche la roba verde che hanno buttato sul Canal Grande è vero che è la stessa sostanza che usano gli idraulici per tracciare, ma ne usano qualche microgrammo per vedere, loro ne hanno buttato etti, l'acqua è stata verde fino a sera in Canal Grande, in tutti i canali di Venezia. Secondo voi, se c'è ancora del pesce a Venezia, qualche cefalo che ancora c'è, gli ha fatto bene quella sostanza lì? Cioè proprio loro che parlano di ecologia, bisogna sapersi trattenere le grandi idee. Ci sono le possibilità di fare manifestazioni autorizzate, si fanno le domande, si può manifestare quanto si crede per le proprie idee, così contiamo anche quante persone poi si presentano alla manifestazione, perché questo è un diritto inalienabile delle persone, poter protestare, ma bisogna farlo dentro dei criteri di legalità, quantomeno io posso capire anche dei giovani che vanno oltre le regole, cioè riesco a capire, non li giustifico, ma capisco a 16 anni, ma poi c'è gente che continua fino a 50, 60 anni a protestare, una vita intera di proteste. Allora il 16enne magari cerchi di fargli capire, io quei due che hanno imbrattato, si ricorda una volta hanno imbrattato i leoncini, non si ricorda, con la vernice rossa, quella è andata a finire che li abbiamo beccati con le telecamere, li troviamo tutti, c'erano due ragazzi e una ragazza, pensi, studenti dell'Accademia delle Belle Arti, li ho chiamati in ufficio da me, gli ho detto ma non vi vergognate, mettetevi a disposizione adesso per i giovani per spiegare che quelli sono gesti che non si devono fare. Allora sono scusati perché hanno paura della denuncia penale, perché poi dopo che hanno fatto le azioni allora diventano buoni, mansueti, allora le famiglie intercedono per loro, allora poverini eccetera, ma stiamo parlando di un patrimonio dell'umanità, a Venezia non UNESCO. C'è da scherzare, UNESCO. Se tu rompi, ma dell'umanità proprio, UNESCO è l'agenzia dell'ONU, ma è proprio un patrimonio dell'umanità, se tu ti appendi a una colonnina del 500, se si rompe quella colonnina, perché tu sei tutta brava, ti attacchi con la cima per vai a fare le scalate e fai vedere quanto brava sei. Noi dobbiamo bloccare il traffico acqua per ordine dei vigili del fuoco, perché non è stata una cosa, perché sotto passavano i battelli per la sicurezza e l'incolumità di quelli che passavano sotto e dei loro stessi appesi su, attaccati su delle colonnine del 500. Se si rompe una colonnina, cosa facciamo? La aggiustiamo? La aggiustiamo con la colla? Cosa facciamo? E quella roba lì è una perdita. Allora noi dobbiamo renderci conto che se tu vuoi salvaguardare l'ambiente, il pianeta, l'aria, l'acqua, certo, vieni con noi, dacci una mano con delle idee pratiche di come fare. Noi lo stiamo facendo. Altre forme. Noi lo stiamo facendo, abbiamo alzato il Mose, noi siamo l'unica città che finalmente è riuscita a fermare il mare. Sembra una cosa incredibile, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo quelli che abbiamo aperto il primo distributore fisso a idrogeno, cioè le macchine
a Venezia, a Padova, a Treviso si possono cominciare a comprare le macchine a idrogeno. In Germania è già una realtà da qualche anno. A Venezia è l'unico posto in Italia dove c'è questo distributore fisso. Ce n'era un altro a Bolzano, però era un calo bombolaio, cioè un camion praticamente che arrivava in giornata e caricava le auto, una cosa molto diversa. Qui stiamo facendo da qualche anno una sperimentazione e se funzionerà come sta funzionando, l'ENI, perché è l'ENI il distributore, farà questa esperienza, l'esperienza di tutta una rete in tutte i vari distributori italiani, per poter consentire alle persone di utilizzare le macchine a idrogeno che esistono già sul mercato da qualche anno. Capite? Cioè, se vogliamo davvero salvare l'ambiente, dobbiamo fare delle cose, non basta soltanto dire facciamo il blocco del traffico, no, dobbiamo anche costruire un modo di mobilità diverso, perché la gente deve continuare ad andare a lavorare, deve continuare a muoversi, non bastano le parole. Sindaco, mi sta arrivando la pubblicità, ma lei è stato chiarissimo, qua ho tanti messaggi, appunto difendiamo Venezia, soprattutto con gli impiastatori ce l'hanno i nostri ascoltatori, giustamente, e quindi facciamo veramente il possibile perché non succeda più, e poi per le misure basta guardare, consultare il sito, come ha detto il sindaco, trovate tutto scritto, quindi. Ma comunque nei prossimi mesi avremo ancora tempo di tornarci, sì, perché la prima data sarà il 25 aprile, per cui abbiamo qualche mese, certo, nessuno si preoccupi, e noi la chiamiamo ancora sindaco, per fare informazioni. Saremo a disposizione, grazie. Bene, grazie sindaco, grazie, grazie a lei, buon anno a tutti, buongiorno, arrivederci. Auguri, grazie.